Sappiamo in genere tutti quali sono le funzioni del nostro naso, ma sul naso pare ci siano tanti lati e misteri ancora da scoprire. Secondo Lavater, un teologo e fisionomista del Settecento, un naso a radice larga annuncia qualità superiori. Se la sua volta, la volta del naso, è esagerata, è indice di follia e di disordine. Secondo invece il dottor Carus, un altro fisiologo tedesco dell'Ottocento, un naso grosso, spesso e carnoso indica predilezione per il vino e per la buona tavola. Il naso presenta congestioni sanguigne nei forti bevitori e sempre secondo Lavater un naso che si abbassa sulle labbra è segno di sensualità. E secondo un famoso Torino di Napoli dei nostri tempi, il naso è l'espressione della nostra natura e delle nostre sensazioni, insomma è lo specchio del nostro essere interno. Insomma, dunque sul naso e sulle sue frontiere immense, perché ancora molte cose sono ancora sconosciute, si è tenuto di recente a Napoli un meeting promosso dall'Accademia Italiana di Citologia Nasale. E con noi a Quotidiano Medicina Marisa Rondinelli, medico Torino, dirigente nella unità di otorinolaringotria dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi di Salerno e membro dell'Accademia Italiana di Citologia Nasale. Dottoressa Rondinelli, prima di andare alle nuove frontiere di cui abbiamo parlato, che sono molto misteriose, ancora nascoste, le frontiere cliniche ovviamente, ricordiamo cosa è la citologia nasale, a cosa serve. Sì, la citologia nasale è una tecnica diagnostica molto semplice nell'esecuzione perché consiste nel prelievo di materiale dalla mucosa del naso. E questo prelievo viene effettuato mediante una piccola spatola, viene poi il materiale strisciato su un vetrino, colorato mediante una colorazione di Megrunwald Ghimsa. E viene studiato al microscopio. Ovviamente quindi si tratta di studiare la presenza di componenti cellulari che possono essere componenti cellulari normalmente presenti oppure componenti cellulari che sono indicative di uno Di una stato di patologia, insomma. patologia. Ecco, per Sì. esempio, quali patologie? Così, Patologie di vario genere, qualche. naturalmente quelle più ricorrenti, quelle più frequenti sono patologie allergiche o comunque patologie di tipo infiammatorio, tipo per esempio sinusiti o comunque anche malattie da reflusso gastroesofageo, possono esserci anche patologie più gravi Gravi, sì. naturalmente, tutto dipende naturalmente dalle caratteristiche anche appunto citologiche Sì. del Ecco, preparato. dicevamo, lo accennava lei prima, una diagnosi citologica del naso presume un suo esame endoscopico. Ecco, come si fa questo? Come si fa? Qual è la tecnica? E poi alla fine a che cosa è finalizzata? Sì, diciamo che innanzitutto l'endoscopia è un esame fondamentale che va sempre fatto insieme ad una citologia nasale. Si Sì. tratta di un esame diagnostico che consiste nell'utilizzo di uno strumentario fatto di un piccolo tubo all'interno del quale è presente una fibra ottica con una fonte luminosa che consente di valutare l'anatomia in tutte le sue particolarità, delle cavità nasali, del rinofaringe, della parte bassa del faringe fino ad arrivare alla laringe. Questo esame si chiama rinofibrolaringoscopia e consente la valutazione completa dal punto di vista anatomico di tutte le strutture, diciamo, di pertinenza delle prime vie Ecco, è un aeree. esame di routine proprio perché diciamo che l'otorino può anche, perlomeno per quello che io mi ricordi, può anche fare una visita, come dire, oggettiva, una visita che non prevede l'uso di questi strumenti. Sì, anche se ormai possiamo affermare con tranquillità che l'endoscopia nasale è entrata È nella entrata? pratica routinaria Sì. clinica, sì. Ormai diciamo un esame clinico effettuato senza endoscopia nasale non può essere ritenuto un esame Sì. completo. Ecco, quindi dicevamo anche malattie più gravi, perché tra poco lo vedremo in un'animazione, attraverso il naso si può arrivare anche, per esempio, a intervenire su un piccolo tumore che si trova proprio dietro l'apparato nasale, cioè alla soglia, insomma, dell'encefalo.
Sì, il naso rappresenta anche la via di accesso a strutture anche endocraniche che sono prospicienti, diciamo, vicine al naso, quindi rappresenta una via di accesso chirurgica tramite anche l'endoscopia che può aiutare ad eseguire interventi di estrema precisione senza essere particolarmente demolitivi. Sì, ecco, diciamo che il naso davvero è, eccolo qui, lo vediamo in questa... Sono pochi secondi la sonda, sì, con una luce che va praticamente a intervenire su questa neoplasia che sta proprio... Sì, in questa zona, diciamo, dell'encefalo. Sì, sì. Ecco, il presidente del vostro congresso, dottor Armone Caruso, come dicevamo anche all'inizio, in apertura, in una sua lettera ai congressisti dell'AICNA, ha citato Eraclito, il grande filosofo presocratico greco. Lui è un appassionato, tra l'altro. Lui è un grecista, evidentemente, sì, un amante della classicità, sì, soprattutto la, sì, classicità greca. Ha ricordato Eraclito, di cui ricordiamo, Eraclito era quello di Pantarei, tutto scorre, insomma, è una delle frasi. Il divenire di Eraclito, ma anche... Anche la sua filosofia della natura che si nasconde, ecco, Eraclito era, diciamo, parlava spesso, si sa poco di Eraclito, però quel poco è molto interessante. Il dottor Caruso ha ricordato Eraclito per dire che è nel naso che si nasconde la natura. Cosa ha voluto dire, secondo lei? Beh, quello che poi in realtà è ormai acquisito, nel senso che il naso effettivamente nasconde una serie di aspetti, molti dei quali sono già in studio, che consentono probabilmente di arrivare bene al di là del naso, nel senso che ci consentono di valutare anche situazioni che non hanno strettamente a che vedere con le patologie cliniche nasali. Sì, evidentemente Armone Caruso alludeva a una cosa della quale parliamo adesso, cioè che studi recenti stanno aprendo nuove frontiere, appunto, sulla citologia nasale, sullo studio del naso. L'analisi della mucosa ciliare del naso, infatti, potrebbe consentire di stabilire l'ora della morte di una persona. Questo è molto importante, quindi la citologia nasale è applicata alla tanatologia, insomma, e quindi entrare nel novero di nuovi strumenti diagnostici, investigativi. Ecco qui, è un articolo pubblicato su una rivista, è un abstract pubblicato su una rivista medica americana, i cui autori sono italiani. Sì, allora, diciamo che questo è un lavoro che è stato pubblicato qualche anno fa. Se la interrompo, sì. L'interno del naso rivela l'ora della morte, è abbastanza significativo, è emblematico. È significativo anche se naturalmente non dobbiamo farci condizionare, diciamo, dal fatto che comunque questa possa essere una cosa già in utilizzo, perché non, sì, è così, si tratta comunque di studi che sono in corso. Perché l'epitelio del naso è caratterizzato dalla presenza di elementi cellulari ciliati. Sono delle cellule che hanno alla loro estremità, diciamo, una serie di ciglia vibratili, sì, che si muovono ritmicamente e che possono essere studiate nel loro movimento mediante una tecnica microscopica a contrasto di fase che ne consente la valutazione, sì, del movimento. Si è visto che in realtà il movimento ciliare non si arresta al momento del decesso, così come avviene l'arresto, per esempio, cardiaco. Continuano a muoversi, sì, per un certo numero di ore, sì, più o meno, diciamo, ecco, nell'arco delle successive 24 ore, sì, sì, c'è un movimento ciliare che decresce via via, ma che comunque viene conservato. Sì. Per cui questo tipo di valutazione potrebbe probabilmente forse rappresentare un ausilio nella valutazione del tempo del decesso, sì, ma siccome questo è un elemento che può essere condizionato da diversi fattori, tipo per esempio la temperatura, sì, alla quale il cadavere si trova quando, sì, viene, sì, effettuato il prelievo, oppure per esempio il fatto che possa esserci stata una colluttazione antecedente al momento del decesso, sono tutti elementi condizionanti, variabili, variabili, sì, che possono sicuramente influenzare.
Per cui questa è una cosa che per il momento rappresenta un elemento di grande interesse, ma assolutamente non ancora diciamo legittimata dal punto di vista clinico e medico legale. Lei ha partecipato all'ultima assemblea in cui mi pare sia stato accennato, sia stato già annunciato. Sì, questo è un argomento di grande interesse, ma che al momento, ripeto, è ancora in studio e dobbiamo sicuramente attendere ancora perché si possa ritenere veramente attendibile questa cosa. Lei pensa che, quale opinione ha, che ci si potrà arrivare, quale attendibilità potrà avere? Ma credo che non avrà mai un'attendibilità assoluta, sicuramente come potrà avere un'attendibilità relativa che dovrà essere associata a tutta una serie di altri elementi. Ecco, però il fatto che questa ricerca sia tutta italiana, insomma, ci piace, ci riempie di soddisfazione. Sì, perché l'equipe è un'equipe di Bari, il professor Gelardi, che tra l'altro ha messo appunto la tecnica dello studio della citologia nasale, ha diffuso questa tecnica in varie parti del mondo. Ormai i master di citologia nasale, di cui il prossimo, diciamo, della primavera si terrà proprio qui a Salerno, diciamo, sono stati fatti in varie parti anche dell'Europa, per cui si tratta di una tecnica che viene ormai anche esposta nei testi di otorinolaringoiatria. È diventata una cosa importante ai fini diagnostici. Una cosa importante che noi italiani, come facciamo sempre, teniamo molto, come dire, molto cautamente riservata, ma invece sulla quale gli americani si sono lanciati a capofitto, perché sono dei sensazionalisti, e ne hanno, infatti abbiamo visto prima la rivista New Scientist, che ha citato, forse con un po' di invidia, un po' di gelosia, i ricercatori italiani. Sì. Però se ne è impossessata e l'ha rilanciata, insomma. Però senza, come dire, senza poi esagerare, perché giustamente bisogna avere un atteggiamento lucidamente scientifico e quindi evitare comunque dei sensazionalismi che sarebbero a discapito di una veridicità scientifica. Insomma, ci stiamo avviando verso una scoperta probabilmente importante. Importante. Sì.